Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Izotox e oggi vi porto un altro video su Clash Royale, perché come avete potuto leggere dal titolo ho iniziato una serie che l'ho chiamata i deck più strani, vabbè, cose così, vabbè, poi magari me ne invento un titolo migliore. Comunque, in questa serie vi porterò dei deck molto particolari. Infatti questo sarà il deck gigante di ghiaccio. Praticamente, come potete vedere, il deck è questo, formato da gigante, congelamento, stregone di ghiaccio, spirito del ghiaccio, quindi tutto ghiacciato. Poi delle carte ovviamente in supporto, una carta per difesa e altre due in supporto del gigante. Allora, io ho praticamente cominciato una sfida classica, così che non perdo trofei, e vediamo come si può comportare questo deck. Allora, vediamo un po' che carte ci capitano. Ovviamente non ho voluto mettere la zappa perché ho già la congelamento, quindi sembrava un po' una cosa inutile. Allora, vediamo un po'. Le carte che ci sono capitate non sono buonissime, provo a fare così, intanto di solito non ci dovrebbero contrastare loro, infatti è successo proprio questo. Non ci hanno contrastato i cosi, adesso lui sicuramente ci metterà il gigante davanti, sicuro. Allora, facciamo... Oh ragazzi, io direi di fare così, vediamo un po', almeno... si blocca tutto, vediamo un pochettino, perfetto, va bene ragazzi, si sta comportando bene il nostro gigante. Ok dai, non ci possiamo lamentare, non ci possiamo assolutamente lamentare. Abbiamo fatto qualche danno sulla torre sinistra, adesso facciamo i danni sulla torre destra. Va bene, va bene. Quindi utilizziamo loro e mettiamo anche il nostro gigante. E ovviamente mettiamo anche lo spirito di ghiaccio, così formiamo proprio la nostra tattica. Eccola qua ragazzi, ecco la nostra tattica. Vediamo un po', il gigante riesce a fare per fortuna qualche danno. Va bene, sono contento ragazzi, sono veramente contento. Guardate quanti danni fa. Mamma mia, va benissimo. Abbiamo fatto veramente tanti danni. Questo sembra un deck potente per adesso. Sembra essere un deck veramente molto forte. Grazie per i pollici in su. Ora, allora possiamo... Ok, lui è partito così, quindi io direi di mettere nuovamente i Goblin Lancieri d'altra parte. Infatti loro stanno facendo il loro lavoro da quella parte. Stanno continuando ovviamente a togliere danni alla torre, quindi va benissimo. Poi possiamo fare così, possiamo anche congelare tutto un attimo, così che spaccano la strega e possiamo anche rompere il sederino al nostro golem, sì, ma no, il nostro gigante royale. Vediamo un po', se il minibacca riesce ad arrivare. No, non ci è riuscito, peccato. Comunque, allora, lui ha utilizzato un sacco di Elisir. Ora noi possiamo anche partire così. Possiamo fare questo, possiamo anche giocare così e mettere tutto ciò che permette di congelare. Perlomeno possiamo fare un qualcosa. Vediamo un po' il congelamento, direi di utilizzarlo adesso. Porca miseria, avrei dovuto utilizzarla un po' dopo. Vediamo un po' però se riusciamo a fare qualche danno. Mamma mia, adesso lui ci rompe l'anno praticamente. Adesso lui ci rompe proprio tutto, la vita ci rompe. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa. Vediamo un po' se riusciamo a difenderci in qualche modo. No, assolutamente no, è impossibile difendersi da questo attacco. Porca miseria ragazzi, va male, non va assolutamente bene. Allora, ci dobbiamo riprendere perché ho fatto una gran caponata. Devo metterla a congelamento dopo. Allora, direi di fare questo, di fare questo e questo, almeno ci sbarazziamo di loro che danno veramente molto fastidio. Ovviamente lui quando c'è appunto il per due, si sapeva che ci avrebbe fatto molti danni, poiché ha truppe veramente molto pesanti, quindi questo è quanto. Diciamo che ci siamo difesi bene, ci siamo difesi alla grande. Ok, io direi anche di fare così, almeno abbiamo gli arcieri in supporto del gigante. Speriamo bene ragazzi, speriamo bene. Cacchiarola, c'ha sti cavolo di... Mannaggia la miseria, guardate, no, non ce la faccio ragazzi, non ce la posso mai fare nella vita. E porco due, peccato perché ci stavo comportando veramente bene. Poi ovviamente quando c'è il per due, lui aveva Barbari Scelti, Gigante Royale, Strega, tutte carte veramente pesanti che io non sarei mai riuscito a contrastare. Direi subito di fare un'altra partita e vedere come va. Allora, speriamo di prenderci in questa partita. Allora, abbiamo subito il Gigante Royale, quindi possiamo semplicemente metterlo dietro la torre e partire così. Allora, vediamo un pochettino. Lui è partito anche lui con lo stregone di ghiaccio, quindi va bene. Allora, io direi di mettere subito un supporto dietro. Vediamo un pochettino cosa ci mette lui. Ok, mettiamo loro, così daranno qualche piccolo danno
lo stregone, mettiamo loro per difenderci, vediamo un po', forza, 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 forza. Porco due, va bene, però è rimasto in vita il nostro gigante è rimasto in vita. Speriamo che riesca a fare qualche danno, va bene. Ok, una hit è riuscita a darla, quindi va benissimo. Mettiamo lo spirito di ghiaccio qua, così congeliamo tutto, mettiamo anche loro, mettiamo lo stregone di ghiaccio e ci siamo difesi egregiamente. Ok, ora io direi di mettere il gigante davanti, porco dove ci sono riuscito, vabbè non fa niente. Che cosa possiamo fare in questo momento? Possiamo fare così, possiamo anche fare così e fare così almeno distruggiamo teoricamente tutto, dovremmo distruggere tutto se ce la facciamo, vediamo un po', sì ok ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ora, mannaggia la miseria, non riesco mai a mettere il gigante davanti. Porco due, vediamo un po' se il Peck riesce a dare un colpo alla strega. Mannaggia, oh, mi dice pure sfiga, ogni santa volta mi deve di sfiga. Ora io direi di fare così, direi di fare così, almeno si prende gli hit della strega. Vediamo un po', dai, 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 dai. Resisti gigante, perfetto, ok, adesso direi di mettere anche loro. Allora, vediamo un po' se riesce a congelare tutto. Vediamo un po' se riesce a congelare. Porco due. Oh, congela però. Che cavolo ti ho messo a fare te? Allora, distruggiamo ovviamente loro perché ci danno molto fastidio. Facciamo così. Adesso ci subiremo ovviamente qualche danno. Ma questo era abbastanza scontato. Ora, che cosa possiamo fare? Adesso abbiamo il per due, quindi possiamo anche utilizzare la congelamento. Aspettiamo, ragazzi. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo temporeggiare in questo caso. Allora, facciamo così. Difendiamoci da questa parte, così io direi di attaccare a destra, così che lui non sa dove difendersi. Allora, praticamente ha messo loro, quindi io direi di fare così. A questo punto direi di attaccare da questa parte perché non ho carte proprio per difendermi, quindi facciamo così. E un po'. Allora, ho messo un sacco di roba, se riesce a difendersi bene anche con questo attacco, cioè non so più che fare. Cioè, assurdo, raga, cioè, non ci posso credere. Non ci voglio credere, ragazzi, non ci voglio credere. No, vabbè, riuscirà a difendersi, non c'ho parole, cioè, non... Porco due, guardate, ti prego. No, guardate, a destra, a sinistra ho fatto il devasto, porca miseria. Porca miseria, ragazzi. A sto punto facciamo un'altra, vediamo un po' se riusciamo a vincere una partita. Io lo sapevo che con questi deck di merda non riuscirò neanche a vincere una partita. Sono deck fatti per intrattenere, non sono deck proprio combattivi, cioè sono cose fighe, ma non è che. Allora, mettiamo subito il gigante dietro. Però dovrei metterci una. No, però se ci metto la fireball, vedete, se ci metto la fireball poi non serve più il gigante di ghiaccio, capito? Quindi ovviamente sono deck che. Cioè, sono più per intrattenere, come avevo già detto. Allora, ovviamente loro hanno carte che mi danno fastidio. Vediamo un pochettino se facciamo così. Vediamo un po'. Ok, va bene, ragazzi. Io direi di metterlo un'altra volta. Mamma mia, vogliamo partire cattivi. Vogliamo partire cattivi. Vediamo un po' se lei. Ovviamente lei non è andata sul gigante. Perché non è che avevo di fortuna a me. Io direi di mettere loro. Così spaccano la Valchiria che fa molti danni. E sperando che loro riescano almeno a dare 2 o 3 hit a lei. Va bene. Ok, aspettiamo un attimo, ancora non siamo riusciti a dare nessun colpo alle due torri. Allora, lui ha messo il mega sgherro, quindi direi subito di mettere gli arcieri. Poi, che cosa possiamo fare? Possiamo mettere ancora niente, vediamo un pochettino. Spirito del ghiaccio, spirito di ghiaccio. Mettiamo il gigante qua, lui ha messo il gigante royale. Quindi per adesso ci dobbiamo. Porco due, lui c'ha la fireball però. No, c'ha il tronco, è vero, non c'ha la fireball. Allora, che cosa possiamo fare? Mannaggia, oh, mannaggia. Date che sfiga. Allora, mettiamo gli arcieri così che. Perché? Adesso vi devo spiegare perché gli arcieri hanno preso il gigante royale e non hanno preso il mega sgherro. Questa cosa si deve capire. Allora, io direi, ragazzi. Non so, di attaccare dall'altra parte. A questo punto, tanto non abbiamo fatto nessun danno. Attacchiamo dall'altra parte. Visto che lui proverà a distruggerci la torre sinistra. E speriamo bene. Facciamo così. Poi facciamo. Eccola là. Adesso è un problema. Perché io direi di fare così. Direi di fare così. Aspettiamo un attimo. Di qua ci ha fatto danni. Vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosina. Se riusciamo a combinare qualcosa. Niente, non riusciamo a combinare assolutamente niente. Andiamo poi il mini pack ci è arrivato, ragazzi. Il mini pack è arrivato. No, no, è riuscito a. Mannaggia, è riuscito a difendersi, assurdo. Non c'ho parole. È riuscito a difendersi anche in quel modo.
Ragazzi, non ho parole, veramente. Non so proprio che fare, perché porco due, qua devo congelare assolutamente, che se no lui ci spacca la vita. Veramente avevo perso. Ancora non gli ho fatto nessun hit, non gli ho dato nessun hit. No, vabbè, c'ho parole, non c'ho parole. Che come cacchio possiamo attaccare in questi casi? Scusatemi, cioè, non posso attaccare. C'ha tutte carte buone contro di me, assurdo, assurdo. Non ho parole, guardate, non ho parole e un po'... niente. No, ragazzi, è inutile, non ce la faremo mai nella vita. Mi sono già dato per vinto, quindi bella partita, grazie al cacchio. Vi ho portato tre sconfitte, ragazzi, cioè, una cosa assurda. Come ho sempre detto, non me ne frega niente, cioè, io gioco come vanno le partite. Ovviamente, vedi sempre sfiga quando registro... Non trovo praticamente mai nessuno da battere, mentre quando faccio partite offline adesso ve le faccio vedere, che sennò magari non ci credete. Buonanotte, dov'era? Battaglia, beh, queste cose quelle che ho perso, queste qua vittoria, vittoria. Quindi ovviamente quando registro non mi dice bene. Comunque, il video di oggi si può concludere qua. Se vi piace questa nuova serie vi ricordo di lasciare un bel like, perché a 25 mi piace vi porterò un altro deck, diciamo, speciale, un altro deck strano. Ribadisco che questi sono deck per intrattenere, non è un deck per essere competitivo o cose del genere, quindi non vi consiglio di utilizzarli. Quindi lasciate un bel like, iscrivetevi al mio canale, lasciate un like all'interno della pagina di Facebook, e come ogni video troverete all'interno della descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Bravi ragazzi!